Amici di Akiba Stop, bentornati qua in negozio. Anche noi siamo finalmente tornati da Lucca Comics and Games con un ricco bottino, di cui fa parte questa limited edition per il 30° anniversario dell'anime, anzi dell'OAV, del film di animazione Akira, uno dei capisaldi dell'animazione giapponese, famosissimo anche da noi. Vedete che le dimensioni sono importanti, vi facciamo anche vedere il retro prima di aprire. È una limited edition a 500 copie. E qui si vede il ben di Dio che c'è all'interno. Adesso non so dove c'è la cosa con il Deve numero. essere dentro, sai. Ok, Deve essere dentro. Andiamo quindi ad aprire pian pianino, senza cercare di distruggere la danneggiare, di scatola. distruggere la scatola, che non ho ancora capito se è spessa o meno, ma non basta. Riusciremo a fare il danno? Probabilmente sì. No, no, dai che si è aperto. Sì, ma tanto non si riesce. No, ok. Un'edizione molto attesa. È uscita in anteprima a Lucca. Dovrebbe poi arrivare anche in negozio da noi, ma sicuramente arriverà più tardi. E non è l'unica chicca che abbiamo recuperato, eh? Quindi rimanete con noi per i prossimi video, perché. Ecco, iniziamo da una roba che io odio, e cioè il fogliettino dietro appoggiato. Cioè, sta roba qui è Non una cosa proprio stampato. che non la sopporto perché, cioè, poi non serve a niente, o lo butti via o non sai dove metterlo. Comunque lo piazziamo qua. E andiamo, il cofanetto è di cartone, spesso ma non spessissimo. Quindi bene ma non benissimo, secondo me, a livello di. Ok. All'interno vediamo subito una stampa, una litografia direi, di Kaneda con la mitica moto che è uno appunto dei capisaldi, cioè dell'immaginario di Akira, fighissimo. Io tutte le volte che vedo le prime scene di questo anime mi viene da piangere vedendo quanti soldi, cioè per vedere proprio i soldi scialacquati così, perché ricordiamo che per l'epoca avevano speso una roba incredibile. Questo che magari poi lo apriamo di nuovo a sua volta è l'LP, Il vinile. il vinile con le canzoni, cioè la colonna sonora di Akira. Ce ne sono due, quindi vinili. Perché Cioè, vedi che. side B, side C, side D, quindi immagino che siano due dischi. Questo non so neanche se aprirlo adesso perché vediamo. Poi abbiamo due pratici cataloghi piccolini che giustamente 30° anniversario, nuovo doppiaggio, quindi c'è un No, è un nuovo. poster. Ah, è un poster, ok, pensavo fossero posterino verticale. Questo qui è il poster che probabilmente vi davano in omaggio se andavate a vederlo al cinema quando l'hanno ridato di recente. Poi abbiamo un altro poster. Capolavoro assoluto dell'animazione giapponese. Ah, questo è il poster invece del 25° anniversario. Io ero andato a vederlo nel 25°. Il 30° non siamo riusciti perché purtroppo eravamo impegnati con degli eventi qua in negozio. Ah, questo, Madonna ragazzi, questo qui invece è il mitico poster della prima uscita di Akira. Io me lo ricordo ancora questo qua. Questo qui, Eagle Pictures, vedete? Era la prima proiezione di Akira, adesso non mi ricordo più in che anno, vediamo se c'è qualche cosa, no, non lo dicono. Akira Comiti nell'88, qui da noi in Italia È il mio anno. è arrivato più avanti, mi sembra primi anni 90 se non sbaglio. Poi magari gli amici da casa ci correggeranno. Quindi il set completo dei tre poster, una chicca anche questa, delle varie proiezioni italiane al cinema. Oh, poi vediamo un bel artbook qua. Akira Dossier. Si riesce a vedere? Sfogliamo, ci mettiamo giù, meglio. Sti basso. Stio, sto basso. È che qua non riesco a sfogliare bene, comunque. Vabbè, c'è il poster. Di nuovo la cosa. Qui abbiamo Tetsuo col mantellino da supereroe. L'esplosione di Akira, il bozzolo, la moto con tutte le cose. Il mondo dei personaggi di Akira.
character design, sì, di moto e Kaneda. Parlavamo ieri della moto di Akira, vedete qua vi spiega anche, sì, tutto il funzionamento, le robe che stanno cercando di realizzarla. È mai dura, eh? Honda e qual era l'altro? Non mi ricordo più. Era Yamaha forse. Ok. Qua, vabbè, qui c'è la trasformazione. Beh, se non l'avete mai visto, qui è un po' spoiler, per carità. Penso che se state guardando questo video conosciate Akira, Neo Tokyo. Gli scorci di Neo Tokyo, dove c'è la gara iniziale con le moto, fighissime, ragazzi. Cioè, io mi esalto soltanto raccontandovelo. Fateci anche sapere qual è la parte di Akira che vi piace di più. A me sicuramente l'inizio, quando fanno la gara con le moto, le due bande di teppisti che fanno tutte le strisce con i fanali, fighissimo. Moto, capsula, vedi qui c'è un po' di character design. Lo staff. Attenzione. E poi andiamo al ghiotto. Allora, qui vedete che questa copia che abbiamo appena unboxato è la numero 311 su 500. Tra l'altro presa il primo giorno di Lucca. Già la 311. Vabbè, ma erano mischiate. Sì, sicuramente erano mescolate, non si sapeva, perché giustamente senza aprirlo uno non lo sa. Certificato di autenticità. Non guardate Akira con occhio obiettivo, dice Otomo, che è il regista. Katsushiro Otomo, ricordiamo, non si riesce a mettere a fuoco. È perché ti sei avvicinato troppo. Ok, ecco qua. E poi abbiamo la steelbook metallosa con, immagino, il disco dentro. Aspettate che io ho sempre un po' il terrore che si siano staccati, invece no. Quindi due dischi, uno con, non so se contenuti speciali o le due, la versione, sarà la versione col doppiaggio nuovo e quella normale del film, secondo me. Ah no, è in DVD, c'è il Blu-ray, questo è il Blu-ray e questo è il DVD, quindi c'è anche la versione in DVD. Che va tanto di moda metterli nei cofanetti, poi mi chiedo perché. Cioè, tanto costa niente. Se uno c'è il Blu-ray, e poi vi facciamo vedere. Questo qui c'era già nell'edizione che avevo io, identica. Io ho già l'edizione in Blu-ray, la prima che è uscita, in occasione appunto della prima ritrasmissione al cinema. E c'era questo affare qui, è identico, quindi niente di nuovo. Hanno deciso di inserirlo. Diciamo che se avete già questo affare qui. Attenzione, poi c'è pubblicità, no? Questo direi che è pubblicità. Sì, quella pubblicità. Bella e buona. Chiudiamo, poi c'è la scatola. Non penso ci sia nient'altro, però io... No, non dovrebbe esserci. Io controllo, niente. Non si stacca neanche, tutto inchiodato. Quindi no. Direi basta. Ok. Qui mettiamo il suo coso. Ricompattiamo. Allora, mettiamo. Sicuramente, allora, le parti più pregevoli sono il vinile, che è una chicca, e questo dossier qua, che è veramente fico. È un artbook molto bello. Anche se comunque sia, anche il fatto di avere tutti i poster è una roba mica da ridere. Io mi ricordo sempre che questo qui ce l'aveva un mio amico attaccato in camera. Andavo sempre a casa sua. E glielo volevi fregare, glielo invidiavo di brutto, esatto. E questo qui è uno di Kenshiro, quello di Kenshiro, poi sono riuscito a trovarlo. Cosa c'era? Prima il vinile? C'era prima il vinile, okay. Sì, e poi c'era la litografia, esatto. Voilà. E mettiamo, e volendo ci puoi mettere, infatti. Meno male che c'è un alloggiamento per tenere questo, che ci spiega tutta la situazione. Ok, andiamo a richiudere. Ok, e questo, amici di Akiba Stop, è il cofanetto 30° anniversario di Akira Limited Edition, 500 copie. State all'occhio e guardate i nostri video unboxing, perché se ne dovesse arrivare qualche altra copia sicuramente ci arriveranno in numero super limitato. Quindi se le volete telefonate o mandateci qualche messaggio e ve lo riserveremo. Perché comunque se su 500 ne arriveranno veramente pochi. Sono già telefonando. Sentite di sottofondo il telefono, peggio della Mondial Casa, ragazzi, siamo. Va bene, allora direi un saluto da Matteo e da Alex. E rimanete con noi, perché ci saranno altri unboxing molto ghiotti delle varie sciccherie che abbiamo portato da Lucca.
Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Akiba Stop. Akiba Stop. Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop. Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.